È stato solo un sogno. Un sogno meraviglioso che adesso è finito. Bentornata nella realtà, Laura. E la realtà dice vivere senza... Alexander? Katarina? Sono io, Laura. Ah. Laura, pensavo che... Hai sbagliato porta, forse? Già. Ma il tuo appartamento è dalla parte opposta. Sì, io sono piuttosto confusa, ti prego, scusami. Non fa niente, se vuoi ti accompagno nella tua camera. Ah, grazie, non è il caso. Io stavo cercando Alexander. Non l'ho visto, perché sei venuta a cercarlo qui? È successo qualcosa? Non saprei. Cioè, è andato via questa mattina e... Niente, non ho idea di dove si sia cacciato. Non riesco a trovarlo neanche al cellulare. Sei preoccupata, immagino. È naturale. Come mai pensavi che fosse da me? Ah, ecco, sto chiedendo in giro se qualcuno l'ha visto. Sono entrata qui per sbaglio, scusa. E di che? Figurati. Io non so dove sia, mi dispiace, ma se vengo a sapere qualcosa te lo dico. Grazie. Continuo a cercarlo. Come ti senti? Meglio. Grazie, e tu? Sto bene. Buona fortuna. Grazie. Aiuto! Avanti. Beh, cosa dice il dottore? Dammi. Ma come hai fatto a sapere che ero già ritornata? Le mie speciali antenne capta Laura. Di la verità, mi hai seguita. Ti seguirei anche in capo al mondo, ma questa non è una novità. Ma non devi farlo, me la cavo benissimo anche da sola. Ho capito, sei guarita, sei di nuovo piena di energia. Prendimi la valigia. Ho la pellaccia dura, devi sapere sì, che... Sì, sì, so cosa stai per dire. Tua nonna? Sì, mia nonna non è mai stata malata nemmeno un giorno. E quando stava poco bene beveva infusi di tiglio e cioccolata calda. Senti, a proposito della tua cara nonnina e dei suoi dolcetti, ti ha lasciato un ricettario, se non sbaglio. Sì, perché? Per caso ce l'hai a portata di mano. Lo so che non mi riguarda, ma... Infatti, non ti riguarda. Non importa dove l'hai messo, non voglio che tu me lo dica. Per me è sufficiente che sia al sicuro. Eh? Pensi forse che dovrei tenerlo in banca dentro una cassetta di sicurezza? Non mi sembra proprio il caso. Guarda che potresti metterlo nella cassaforte dell'hotel. È Robert che me l'ha suggerito. Robert, gli hai parlato di questo? All'improvviso siete tutti interessati al mio quaderno delle ricette. Tu e il signor Henriksen. Chi? Henriksen. L'anziano signore di questa mattina. Henriksen. Ah, quindi non corteggiava te, mirava il tuo quaderno, il vecchietto. Già. Come vedi, era anche lui piuttosto interessato. Robert conosce gli ingredienti delle mie praline, ma è un tipo corretto, non rivelerà il mio segreto. Forse di lui ti puoi fidare, ma... Avanti, parla. Se c'è qualcosa che devo sapere, è meglio che tu me lo dica. Sarebbe il caso che portassi... No, grazie, il mio quaderno non andrà da nessuna parte. Ci starò attenta, sta tranquillo. Ora preparo la valigia, qui non mi sento a casa. Spero proprio che tu abbia ragione, ma devi metterlo al sicuro. Pensi che sia uno scherzo della mia fantasia? No, ma certo che ti credo. Non voglio che tu ti renda ridicolo davanti allo stalliere a causa della tua fidanzata in vanga. Sei una donna meravigliosa. Sono tanto felice. Anch'io. E me ne vergogno. Tu e Katarina, voi dovete stare insieme, vi amate. Siete la coppia perfetta. Tra noi è finita. Questi calzini sono davvero un bel regalo. Com'è cambiato Lars?
Voglio dire, anche prima era divertente e dolce, ma non si poteva mai contare su di lui. E adesso guarda come si è dato da fare per prendersi cura di me. Alexander, invece, speriamo che non gli sia successo niente. Katarina era molto preoccupata. Ma la cosa non mi riguarda. Presto potrò ricominciare a lavorare. Ho tanti amici che mi vogliono bene. Tania, Lars. Alla fine le persone su cui si può contare sono quelle che si conoscono da più tempo. Sai cosa sei per me, Lars? Un buon amico. E non voglio sciupare questa amicizia innamorandomi di nuovo di te. Ciao, Laura. Ciao. Tieni. Cos'è, un infuso di Tilly? No, di salvia, così ti fa passare la tosse. Ah, già, è vero, tua nonna ti rifilava l'infuso di Tiglio. Beh, che schifezza. Mi faceva molto bene. Ti fa bene anche quello? Ma cattivo, non riesco a mandarlo mi giù. Mi dispiace, devi berlo. Non sarebbe meglio se andassi a letto? Ma non vedi? Sì, ho capito. Non c'è problema. Basta spostare la tua valigia. Mettiti al caldo sotto le coperte, su. Sembra di sentire il mio medico. Lascia perdere, non vorrei predirmi che guarirò presto o cose simili. Lo so anch'io. Non voglio sentire niente riguardo agli uomini. Né quelli futuri, né quelli passati, chiaro? Sì, questo argomento lo rimandiamo a più tardi. Adesso ci occupiamo delle tue amicizie e del tuo lavoro. Ok, fai quello che vuoi. Mettiamole a posto. Così, ecco, sembrano piuttosto belle. Cosa vedi? Vedo successo, successo e successo. Il tuo negozio va bene. Qui c'è un uomo splendido. Questo è super. Prendi una carta? Che c'è? Prendine un'altra. Oh, santo cielo. Lars non si sbagliava. Devi mettere il tuo ricettario in cassaforte. No, Tania. Non avevo preso la cosa sul serio, ma guarda le carte. Le carte non mentono. Che stia qui o da un'altra parte, che differenza fa? L'importante è che sia sicuro. La volete smettere di preoccuparvi del mio quaderno delle ricette? Sì, ma guarda che è in pericolo. Spiegami perché non vuoi darlo a Lars e lo metterà nella cassaforte dell'hotel. Ci devo pensare. Anche se lui è gentile ad occuparsene. Capisco perfettamente che è difficile fidarsi, ma devi darti una mossa e trovare al più presto una soluzione. Non ho mai lasciato il mio quaderno nelle mani di altri, non so nemmeno chi ha accesso alla cassaforte. Comunque Lars non ti danneggerebbe mai. Insomma, non capisco tutta questa agitazione. Alexander! 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 Sono qui, sono qui. Svegliati, Alexander, ti prego!